9, take 1, check 2. Fare una... Ti do da ragazzo. Azione. Si cerca ovviamente di creare dei percorsi qualificanti, gratificanti per i ragazzi, quando più vicino poi al loro percorso di studi. Si cerca di dare loro delle possibilità, perché non dimentichiamoci che lo scopo di questi percorsi è quello di garantire ai ragazzi di dare loro la possibilità di poter scegliere meglio il loro percorso di studio o anche delle opportunità lavorative. Perché no? Tanto è vero che questa, l'alternanza scuola-lavoro, a mio avviso, ha dato un cambiamento radicale a quello che è poi il sistema duale tra scuola e lavoro. Fortunatamente queste due realtà si stanno comunicando, si stanno interfacciando. Certo, manca ancora tanto affinché ciò accada e accada in un modo perfetto e preciso, perché a mio avviso tutto, tutto può essere giusto se poi alla base le persone che lo portano avanti ci credono, sono i primi a crederci, prima ancora degli studenti. Questo vale a dire che bisogna coinvolgere e interessare tutto il territorio, non solo la scuola, perché la scuola da sola non ce la fa, tant'è vero che il dirigente deve scegliere quelli che sono dei percorsi, ma all'interno dei registri delle imprese pubbliche e private che diano questa disponibilità. Quando si parla di disponibilità, a mio avviso, si va qui nei verbi difettivi, perché noi dobbiamo stipulare delle convenzioni gratuite, cioè ci devono essere imprese private e pubbliche che offrono alla scuola la loro professionalità in maniera gratuita. E a volte è qui che si va in difficoltà, perché i ragazzi che vanno in formazione, appunto, che devono seguire questi percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono tanti. Se pensiamo che l'ultimo triennio io conto in questa scuola circa 800-900 ragazzi, e dare a ciascuno questa opportunità, che sia sempre valida, qualificante, gratificante, non è sempre facile per un dirigente scolastico, anche perché molto spesso è soltanto al termine dei progetti che si può effettivamente valutare se quel progetto è stato efficace oppure no. Quindi ci vuole del tempo. Essendo una classe quarta, non siamo nuovi a questa sperimentazione che è diventata legge dell'alternanza scuola-lavoro. Quest'anno abbiamo inteso con i ragazzi renderli protagonisti attraverso un'esperienza che fosse per loro proprio di lavoro e non di semplice ascolto di esperti che venissero in classe e fare la loro lezione. E quindi hanno cominciato a fare questa esperienza un po' titubanti, però durante il corso poi hanno manifestato grande entusiasmo. Ecco, appunto, sarebbe stata questa la mia domanda: qual è stata la risposta dei ragazzi? Sicuramente positiva. Diciamo che noi siamo arrivati a questo progetto grazie ad un bando a cui abbiamo partecipato della Camera di Commercio, che si sostanzia in ben 80 ore, però presi poi dall'entusiasmo di lavorare, diciamo che le 80 ore stanno scivolando in maniera molto proficua. Quant'è, da un punto di vista un po' più generale, quanto è importante invece l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro anche nella formazione didattica dei ragazzi? Dipende dal tipo di alternanza, perché come lei sa non è che noi dall'alto abbiamo ricevuto delle indicazioni, e pertanto ogni scuola ha organizzato l'alternanza al meglio. Diciamo che il tutto è piovuto anche un po' addosso ai tutor, i quali, guardandosi intorno, hanno cercato di focalizzare la propria attenzione intanto sul territorio, perché per cercare alleanze anche da un punto di vista lavorativo si è cercato su agenzie presenti sul territorio. Molto poche, per la verità, ma questo penso che sia un problema di tutto il sud. E sulla didattica, io direi che la rilevanza è molto interessante, perché i ragazzi
in questo progetto specifico stanno scrivendo loro, diciamo, la parte proprio delle interviste, hanno deciso chi il docufilm, chi il reportage, quindi hanno avuto, diciamo, tutte le indicazioni tecniche da un punto di vista proprio tecnico da parte dell'esperto, però poi si sono messi in gioco e quindi lavoro di squadra importante. Lavoro proprio didattico, perché hanno potuto sperimentare diversi ruoli, quindi diciamo che avremo delle belle soddisfazioni. Io ci credo molto. Motore partito. C'è da 1, take 2, check 2, check 1. 1, 2, 1. Metti già la mano davanti. 1, 2, 1. Metti già la mano davanti. Ok, scena 1. Hai il porto avanti? Scena 1. Prova. Allora, dottoressa, come funziona il centro per l'impiego? Allora, anzitutto... Scena 2, take 1, check 1. Intervista a Federico. Iniziamo adesso, no, la larga, ora per tutte e due inquadratura, affinché Alfredo faccia la domanda. Finita la domanda, lui risponde, cambiamo inquadratura, ti stringiamo e poi rispondi. Ma chiedo nome, no, direttamente la prima domanda. Troppo famoso. Faccio io. Scena 13, take 2, check 1. Con la professoressa Bianca Pappalardo approfondiamo un altro aspetto che coinvolge direttamente gli studenti che approcciano anche al mondo dell'alternanza scuola-lavoro, ovvero il ruolo degli insegnanti. Il ruolo dell'insegnante è fondamentale, soprattutto come educatore. Non dobbiamo mai dimenticare questo aspetto. Prima di insegnare, che significa, lo sappiamo, no? Lasciare un segno, cercare di lasciare un segno nei ragazzi, noi siamo educatori, per cui dobbiamo incidere nella loro vita. I contenuti se li dimenticheranno, non si ricorderanno quando è nato Orazio, non si ricorderanno dove è morto, ma che cosa resterà ai ragazzi? Resterà un insegnamento, resterà quello che Orazio in questo caso ha lasciato alla loro vita, e di questo si ricorderanno. E io ci credo molto, al di là dei contenuti, nel ruolo dell'insegnante. L'insegnante che deve adeguarsi comunque alla classe, la lezione cattedratica non serve più, la lezione frontale è relativa, ma bisogna attualizzare i contenuti e i contenuti devono parlare alla loro vita. Questo è il ruolo dell'insegnante, ecco, incidere nella vita dei ragazzi. Ecco, lei ha detto che i contenuti devono parlare con la loro vita. Come si fa in una vita come quella di oggi, in cui magari non c'è nemmeno il tempo per soffermarsi sui contenuti? Ecco, qui poi sta alla bravura, all'esperienza, no? del docente, quella di interrogarli. Allora, ad esempio, mi viene, ecco, abbiamo studiato quest'anno con loro il Carpe Diem di Orazio, no? Che proprio è tradotto impropriamente con cogli l'attimo, sbagliatissima questa traduzione, perché è assapora il giorno. Allora chiedere ai ragazzi, tu assapori il giorno? Cosa fai per vivere la tua vita? Cosa fai per vivere pienamente? Non ti preoccupare, no? Qua minimum credo la poster, non credere, non pensare al domani, vivi l'oggi. E questo, cercare di trovare, ecco, uno strumento, una metodologia, interrogarli, ma non sui contenuti. Anche, certo, sono importanti, per carità, se no qua ci arrestano oggi. Quindi, ma che cosa ti hanno detto? Che cosa hanno detto alla tua vita? Cosa hanno detto al tuo cuore? E così credo che sia questo sia un buon metodo per memorizzare anche, no? Quello che si studia. Spesso il ruolo degli insegnanti viene visto un po' come una missione, una cosa... Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Una missione
educativa, è una missione educativa. Noi non lavoriamo con le scartoffie, noi lavoriamo con persone e ogni alunno è diverso dall'altro. Se un domani ci sarà un bravo magistrato, un bravo operaio, un bravo medico, è perché dietro hanno avuto dei bravi insegnanti. Motore partito. Scena 1, take 1. No. Scena 1, take 1, ciascuno. Ok, sì. Non lo so. Ciao. Ciao. The fog è terribile. Cioè? Cioè, andò a scondiglio. Scena 1, take 2, ciao. Ok, motore partito, alza poco poco il chuck, allontana verso il muro, scusami. Ok. Scena 1, take 5, chuck 1. Chiudi un attimo, perdoni. Con la professoressa Maria Piero siamo sempre qui nel liceo Severi di Salerno, ecco, si parla di buona scuola, c'è stata tanta trasformazione di quello che è l'istituzione scolastica anche a Salerno, si può parlare davvero di essere arrivati ad una buona scuola? Sì, io credo proprio di sì, in effetti oggi la scuola non è più intesa come il passato, come un passaggio di nozioni dal docente agli studenti, adesso si mira a formare i futuri cittadini, cioè i ragazzi devono essere immessi in quella che è la vita di tutti i giorni, quindi possiamo considerare il diploma come un passaporto per la vita. E come si fa? Chiaramente utilizzando i programmi in maniera da creare nel ragazzo quella che è la coscienza, no? Di cosa significa essere un cittadino di domani. Anche per esempio non bisogna considerare la letteratura che viene sempre, io insegno inglese, la letteratura che viene sempre considerata una materia inutile, invece no, è una fonte di tematiche, è una fonte di valori, perché i ragazzi devono riacquistare quei valori che adesso si sono persi completamente. In che modo? Contestualizzando. Cioè in ogni periodo, attraverso l'esame di ogni autore, ogni scrittore, perché anche un autore, uno scrittore, un poeta che è vissuto nel Medioevo può dare, può comunicare questi valori. Per cui diciamo che attraverso questo studio pian piano si vanno a mettere i tasselli giusti perché questi ragazzi un domani possano crearsi un futuro, possano riuscire nella loro vita e nel loro lavoro. Ecco, professoressa, cosa vuol dire vivere una riforma della scuola? Cioè, nel senso, la scuola è cambiata, oggettivamente è cambiata, ha più una logica aziendale, ha più dei meccanismi di natura economica talvolta, no? E come si fa a conciliare sempre questa nuova organizzazione ma con la necessità di trasmettere a quelli che sono poi gli alunni i veri valori di cui lei prima vi parlava? Certo, ma non possiamo disgiungere le due cose, non le possiamo separare, perché un bravo lavoratore, cioè una persona che fa il suo dovere, è una persona che si è costruito in quelli che sono i valori. Io nell'ambiente di lavoro sono insegnante, ma devo anche rispettare gli altri, devo amare, devo tenere presente, no? Quelli che sono i valori veri della vita.
Com'è iniziata questa attività? Questa attività nasce 3 dicembre del 2000, quando scendemmo per la prima volta in piazza ad incrociare e incontrare i consumatori. Eccoci qui nella cucina di Miglio Zero con lo chef Rosario Scaramella. Cosa sta cucinando oggi? Un mare e mondi con i funghi porcini. I prodotti da lei cucinati sono appena pescati e freschi? Sì, questi sono arrivati un paio d'ore fa, 2-3 ore fa. Sei cosa sono inizio? No, purtroppo no. 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 Init. No. Cosa sono init? Allora, init è una parola che proviene dall'inglese, che significa not in education, employment or training. Come funziona il centro per l'impiego? È possibile iscriversi ai centri per l'impiego per fruire di una serie di servizi che i centri offrono in questo mercato del lavoro liberalizzato, tra cui molto importante è l'orientamento. La mia più grande trasgressione, ma per la verità all'epoca trasgressione era soltanto uscire con una ragazza la sera dopo uscire con un'altra ragazza, mai avere una ragazza sola, anzi una al giorno, sette ragazze in una settimana, era questa forse la trasgressione. Quanto è difficile gestire una serata dal punto di vista organizzativo? Oggi gestire i giovani è molto molto più difficile rispetto al passato, anche perché i mezzi di comunicazione che sono a disposizione oggi certamente non c'erano in passato, quindi vari internet, telefonini e quant'altro, e oggi un giovane si crede padrone del mondo. Quanto è cambiato l'approccio con le nuove generazioni e quanto sono cambiate le nuove generazioni rispetto magari a qualcuna precedente? Sono cambiate in meglio, io penso, anzi questo è il mio giudizio, in meglio perché sono ragazzi più intelligenti, sono ragazzi che hanno la possibilità di viaggiare a tutti i livelli, non solo fisicamente ma soprattutto con i loro social, con i loro mezzi di comunicazione. Com'è la vita da pescatore? È una vita molto sacrificata, è un lavoro diciamo come forse un lavoro crudo, diciamo, è una cosa forte, il pescatore lo deve tenere nel sangue, se non si può fare dalla sera alla mattina il pescatore. Quanto è importante cucinare con pesce fresco? Beh, fondamentale, stiamo cercando di proporre una cucina reale e come cucina reale è fondamentale avere una materia prima di livello, di conseguenza è fondamentale che il pesce sia fresco, altrimenti non avrebbe senso avere un ristorante del genere, no? Io sono del porto di Salerno, come tutta la mia famiglia di mio padre, e sono cresciuto in mezzo ai marinai, in mezzo alle barche praticamente, quindi è una vita che si pratica in mare. Ma guarda come ti sei ridotto. 18 anni di cristiano e ancora non sei in grado di badare alle tue responsabilità. Io sono stata cacciata da lavoro, tuo padre mi ha lasciato da solo e tutto questo mentre tu sei in discoteca a divertirti. Ti prego, ma basta, sono stanco morto, possiamo parlarne domani. Ricordo che mio nonno era barbiere e calzolaio, perché all'epoca le due cose andavano insieme, mentre aspettavi che facevi la barba c'era chi ti riparava la scarpa. E questo progetto a mio avviso ha saputo tradurre in modo ottimale il sapere col saper fare e col saper essere, cioè da un'attività teorica si è passato ad un'attività pratica dove i ragazzi sono riusciti a mettere insieme quelle che sono le conoscenze, le abilità e le competenze, dove i ragazzi si sono visti in questi percorsi, hanno dato senso a quello che era la loro attività d'aula curriculare, non c'è stato insomma che la scuola è stata proprio avulsa da questa attività, ma è stato un prosieguo, un percorso davvero formativo, ripeto, è gratificante perché poi dai reportage realizzati dai ragazzi si è effettivamente verificato che si sono entusiasmati e hanno messo anche, si sono posti in gioco e hanno messo in essere anche i loro talenti, si sono anche scoperti dei talenti con questa attività ed è quello che la scuola deve fare, far uscire il sommerso, perché i ragazzi hanno tante cose belle e noi dobbiamo aiutarli a tirarle fuori, a conoscersi, e questo è il vero orientamento, perché con questa attività il ragazzo riesce a costruirsi un percorso formativo giusto, anche perché in una
società così complessa, così veloce, non ce lo possiamo permettere. I ragazzi non si possono permettere di perdere un anno nel loro percorso di vita in attesa di pensare a quello che, come possono creare il loro futuro. Allora, i ragazzi, ripeto, si sono messi in gioco, ma quello che è stato importante è aver creato la motivazione in questi ragazzi, perché non è stato neanche un peso per loro protrarsi, insomma, restare oltre l'orario curriculare, perché sono attività che sono fatte anche molto spesso oltre l'orario curriculare, con i loro impegni comunque scolastici che devono portare al termine. Ripeto, quando c'è questa motivazione, c'è l'entusiasmo, i ragazzi non pesa nulla, dei ragazzi riusciamo ad ottenere tanto se facciamo capire loro che quello che stanno facendo è per se stessi, che li aiuta a crescere, li aiuta nel loro futuro.